due settimane fa, poco più perché era l'11 giugno, ma del 1984, il segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer moriva dopo una breve ma drammatica agonia. E in questi 40 anni la figura di quello che è stato giustamente considerato come l'ultimo grande leader del comunismo italiano è stato oggetto di riletture tra la cronaca, la storia e spesso anche la geografia, e quindi la agiografia per essere precisi. E chiaramente con l'allontanarsi della cronaca è particolarmente utile riferirsi ai testimoni diretti per tratteggiare il ritratto di un personaggio così importante, ma forse altrettanto mitizzato, quindi andando fuori da quel che effettivamente era l'uomo e il suo significato all'interno di un contesto ribollente come era quello italiano negli anni in cui ha vissuto e operato. Ed è per questo che sono particolarmente contento di presentare insieme all'autore un libro che si chiama in maniera estremamente significativa San Berlinguer, edito da Chiare Lettere ed è scritto da Marcello Sorgi. Direttore, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno caro direttore, e come detto in premessa la bibliografia e non solo, anche le opere audiovisive su Enrico Berlinguer costituiscono un repertorio sterminato. Che cosa l'ha convinta, qual è stata la molla a mettere mano in prima persona a una storia così grande della nostra contemporaneità? Ma sicuramente il 40° anniversario, perché 40 anni sono tanti e poi ci separano da un secolo come il Novecento, che è stato chiamato il secolo breve, nel senso che l'inizio e la fine si perdono dentro tutto quello che invece è accaduto in mezzo. Berlinguer in 40 anni ha avuto il tempo di essere crocifisso, di essere rivalutato, di essere criticato e adesso di essere mitizzato, che forse è la cosa peggiore delle quattro, nel senso che la mitizzazione toglie la possibilità di una valutazione serena del suo operato. Non è casuale che si parta da un'attualità di cronaca, e questo per un grande giornalismo come un giornalista come lei è davvero il minimo, dato che nelle primissime righe c'è un episodio che ha fatto pure il suo scalpore, la visita alla mostra dedicata a Enrico Berlinguer dell'erede di una tradizione politica agli antipodi di quella di Berlinguer, ovvero la presidente del Consiglio Meloni a Testaccio 3 mesi fa. Sì, ma è un evento inatteso, innanzitutto perché Giorgia Meloni aveva 7 anni quando Berlinguer è morto, quindi diciamo che quello che ha appreso del personaggio lo può aver appreso da letture, da testimonianze, ma non ha mai avuto modo di incontrarlo né in Parlamento né altrove. Poi forse probabilmente Giorgia Meloni ha voluto ripetere la mossa sorpresa di Giorgio Almirante, il padre o il nonno del suo partito, che quando Berlinguer è morto si presentò a rendere omaggio alla bara, destando una notevole sorpresa nel gruppo dirigente del Partito Comunista. E se Giorgia Meloni era una bambina in quell'inizio di estate del 1984, non era neanche nata Elly Schlein, che dell'effigie di Berlinguer si è fatta forte nelle ultime settimane, scegliendola come retro della tessera del tesseramento 2024 del Partito Democratico, a cui gli eredi del PC sono arrivati in maniera molto sofferta e dopo una lunga traversata. Ecco, che tipo di recupero a suo parere è quello di Elly Schlein di questa figura? Ma Elly Schlein ha sempre una grande attenzione per tutto ciò che è mediatico, no? E quindi ha colto secondo me il fatto che il 40° anniversario è stato un momento di riscoperta e anche di rivalutazione di Berlinguer, quindi ha colto il fatto che nel suo partito, nel PD, c'è ancora una componente che coltiva una notevole nostalgia del personaggio, e quindi ha avuto questa iniziativa di mettere gli occhi, lo sguardo nella tessera, un'iniziativa che non è stata gradita da tutti, perché la componente cattolica ex democristiana del partito non l'ha gradita molto.
Eppure, a proposito della componente cattolica ed erede della Democrazia Cristiana, un fatto fondativo proprio della partenza del suo libro è il Berlinguer che pensa, propone e prepara il compromesso storico. Ma il compromesso storico rappresenta, come dire, il più alto livello strategico di Berlinguer. Penso che ogni grande leader politico ha una sola politica, non ne ha due, e quella di Berlinguer fu il compromesso, cioè l'incontro con i democristiani, un incontro motivato da una riflessione sulla fine dell'esperienza della sinistra in Cile, dove un colpo di Stato pose fine al governo Allende, che era stato un governo eletto a maggioranza dagli elettori cileni, no? Allora Berlinguer parte di lì, scrive questi tre lunghi articoli per Rinascita, alla fine dei quali c'è questa frase in cui dice che per governare alla sinistra non può bastare il 51%, e c'è bisogno appunto di un incontro, di una maggioranza più larga con i democristiani, che serva a legittimare entrambi, no? Cioè se possono governare insieme, domani potranno dividersi quando uno vincerà e l'altro perderà. Questo è l'idea di Berlinguer, è una strategia del tutto rispettabile, se non che l'interlocutore di Berlinguer, che nella DC c'era Aldo Moro, fu ucciso, fu rapito dalle Brigate Rosse e ucciso prima che questa strategia potesse dispiegare i suoi effetti, prima cioè che nascesse un governo con ministri democristiani e comunisti insieme. Le ha detto tra le voci prestigiose di quella stagione, ma anche della contemporaneità, che lei nella parte finale intervista, Walter Veltroni, che non ha motivo di dubitare che senza la tragedia Moro si sarebbe realizzato il compromesso storico. Anche lei è dello stesso avviso? Ma sono dello stesso, sì, penso che Veltroni abbia ragione, perché non dimentichiamo che qualche anno dopo, certo molti anni dopo, noi abbiamo avuto un presidente della Repubblica comunista, Giorgio Napolitano, comunista nel senso che veniva da quella tradizione politica e culturale, e che lo stesso presidente alla scadenza del suo primo settennato fu rieletto, e che il primo a proporre che fosse rieletto fu Silvio Berlusconi, cioè quello che doveva considerarlo a tutti gli effetti un avversario. Quindi l'Italia ha avuto delle grandi lentezze, la politica italiana c'è sempre stata una grande lentezza nell'accettare le novità, ma poi anche una certa capacità a costruirla. Il concetto di compromesso storico è quello che spiega meglio una classica definizione che si è data di Berlinguer, ovvero uomo dei pensieri lunghi e dei piccoli passi, che sembra quasi un ossimoro messa così. Ma questa è la definizione che ha dato Occhetto, e sì, che ovviamente conosceva bene Berlinguer, che in qualche modo era designato come uno dei suoi possibili successori, e lo fu, diciamo, lo fu dopo un po' di tempo, ma lo fu. Sì, io penso che la definizione sia giusta, cioè il compromesso storico rappresenta, cioè il compromesso storico viene teorizzato la prima volta nel 1973. Nel 1974 in Italia c'è il referendum sul divorzio, che viene vinto dalla parte degli elettori che si battevano per mantenere il divorzio, e quindi in quella parte lì la forza principale era il Partito Comunista. E nel 1975, un anno dopo, ci sono le elezioni amministrative in cui il PC arriva a un'incollatura della Democrazia Cristiana. Nel 1976 questa incollatura si accorcia ancora di più e nasce un Parlamento in cui non c'è nessuna maggioranza possibile se non quella dell'incontro tra i due maggiori partiti, che da soli rappresentavano il 70% dell'elettorato, quindi era inevitabile che si incontrassero da un certo punto di vista. A quel punto, se le Brigate Rosse non avessero rapito e ucciso Moro, i leader di questi due grandi partiti avrebbero avuto buoni argomenti, a partire dal fatto che un paese va governato e che quindi se non c'è nessun'altra maggioranza che non quella composta da democristiani e comunisti, bisogna fare quella maggioranza, e di conseguenza bisogna fare un governo che sia espresso da quella maggioranza. A proposito di Achille Occhetto, che ci ha appena nominato direttore, che tipo di incontro è quello tra un dirigente comunista sabaudo
e un biondino abusivo minorenne dalle parti dell'ora. Berlinguer era sardo, non sabaudo. No, dicevo Occhetto. Lei ebbe giovanissimo a che fare con Occhetto inviato in Sicilia. Sì, io ho avuto a che fare con Occhetto in Sicilia quando era segretario cittadino, quando era segretario regionale anche, quando in qualche modo rappresentava la proprietà del giornale per cui io lavoravo, il giornale L'Ora di Palermo, che era un piccolo e glorioso giornale antimafioso, il primo che fece un'inchiesta sulla mafia, un giornale che nella sua storia ha avuto 3 giornalisti ammazzati dalla mafia. E quindi Berlinguer rappresentava la proprietà di un giornale che aveva una redazione molto libera, cioè molto abituata a non farsi comandare da nessuno. Io in quel giornale ho imparato a fare il mio mestiere, ma ho imparato anche una lezione di libertà, di quelle che mi sono servite tutta la vita. Quindi con Occhetto c'erano interlocuzioni, ma c'erano anche contrasti, non direttamente tra me e lui, perché io ero un giovane biondino, diventare biondino vuol dire precario giornalista, ancora non formato professionalmente, e lì era il segretario regionale del principale partito d'opposizione. Gustosissimi gli aneddoti che decide di condividere nel libro, anche appunto a partire dal rapporto tra il giornale e il partito, e anche quelle staffette tipografiche affinché la sezione locale comunque leggesse per prima ciò che scrivevate, perché non potevano, tra virgolette, fidarsi ciecamente. No, ma soprattutto non potevano conoscerlo prima, e questa era importante, la ragione per cui veniva tenuto un fattorino del Comitato Regionale Comunista nella portineria dell'Ora e poi ammesso a scendere in tipografia, era che appunto questo fattorino poi portava le prime copie fresche di stampa al Comitato Regionale del Partito e lì potevano leggere quello che c'era scritto sul giornale. Ma se lo avessero chiesto prima, cosa che per la verità nessun proprietario di giornale è autorizzato a fare, cioè non lo erano i comunisti i proprietari dell'Ora di quei tempi, ma non lo sono neanche i proprietari dei giornali di adesso, insomma, fra l'editore e il direttore, fra l'editore e la redazione si stabilisce un rapporto fiduciario per cui l'editore sceglie di avere quei giornalisti, sceglie di avere quel direttore, ma poi li lascia liberi di lavorare. In quello stesso contesto, tanto temporale ma soprattutto politico-sociale, lei è testimone diretto anche di un altro grande rapporto conflittuale all'interno, diciamo così, della stessa famiglia, con l'episodio della candidatura di Leonardo Sciascia. Ma quello fu praticamente come un grande equivoco che nacque tra i due, perché Sciascia era il più contrario al compromesso storico e Berlinguer lo candidò proprio nel momento in cui il Partito Comunista sperimentava in Sicilia per la prima volta a livello locale il compromesso storico, e d'altra parte Sciascia non poteva che essere contrario, perché fare un accordo con la Democrazia Cristiana a Palermo significava farlo con Ciancimino, con Lima, cioè con personaggi che poi sono risultati essere in rapporti stretti con la mafia, e quindi insomma non si capisce bene cosa ci potesse essere in comune fra i comunisti che la mafia l'avevano sempre combattuta e quei democristiani che invece l'avevano sempre aiutata. Ecco, nel libro c'è pure, non vorrei spoilerare, ma diciamola così vagamente, uno scoop che lei strappa a Achille Occhetto sul cambio di nome del partito, ben precedente a quanto i libri di storia ce l'hanno poi consegnato grazie alla svolta della bolognina targata Occhetto. Era una cosa già nelle corde di Berlinguer. Ma io penso che Berlinguer, lo possiamo tranquillamente raccontare, io penso che Berlinguer era l'uomo che conosceva meglio di tutti il popolo comunista e quindi sapeva che il popolo comunista era sempre molto indietro rispetto al gruppo dirigente e al leader del partito. Quindi lui, quando lui chiese a Occhetto esattamente 50 anni fa, cambieresti il nome del partito e come lo cambieresti, lui pensava che quello potesse essere un formidabile argomento elettorale utile a convincere tutti quegli elettori che comunisti non erano, ma che non ne potevano più della Democrazia Cristiana, a votare per il PC. Io credo che lui avesse impresso una cosa tipo Partito del Lavoro, lui aveva una certa simpatia per i laburisti inglesi
mentre non ne aveva nessuna per i socialisti europei. Tantomeno quelli italiani, verrebbe da dire, consegnato. Tantomeno per i suoi contemporanei socialisti italiani, per essere ancora più precisi, no? Com'è andata la storia con Craxi effettivamente di Berlinguer, che sono stati avversari, viene da rileggere a posteriori ben più di quanto altri di schieramenti naturalmente avversari lo siano stati del segretario Berlinguer? Ma diciamo che Craxi e Berlinguer erano fatti per non capirsi, c'erano proprio due personaggi opposti, li ho conosciuti entrambi ed erano personaggi opposti, cioè Berlinguer era un uomo esile, curvo sulle spalle, di poche parole, Craxi era un omone alto 2 metri, strabordante, con una passione non solo per la retorica, ma anche, insomma, Craxi era uno che se uno non gli andava a genio lo minacciava, ci si scontrava apertamente. Un giorno Craxi disse: ma cosa devo perdere il mio tempo con quello lì? Parlando di Berlinguer, che a casa ha la televisione in bianco e nero, e per carità non era vero, cioè Berlinguer a casa aveva la televisione a colori, però era vero che nel 1976, quando il Parlamento discusse e votò la legge per introdurre in Italia la televisione a colori, ci furono due partiti, il repubblicano e il comunista, guidati uno dalla Malfa e uno da Berlinguer, che si opposero dicendo che non era la cosa più urgente di cui l'Italia aveva bisogno. E per carità, era vero anche questo, però era vero che la gente poi con la televisione a colori si divertì molto, tutti furono felici di averla a casa, probabilmente qualcuno si sacrificò anche per comprarla a rate, e la televisione a colori è rimasto un elettrodomestico indispensabile che ha contrassegnato un passo avanti verso la modernità. Certo, svago televisivo a parte, considerato ciò che Berlinguer non ha visto, la stagione di Mani Pulite, la fine, qualunque cosa se ne pensi, politica di Craxi e l'ultimo periodo politico di Berlinguer con quella questione morale al centro della scena, viene da dire che a posteriori uno ha vinto e l'altro ha perso. Sì, no, sicuramente sì, la questione morale per Berlinguer, la famosa intervista sulla questione morale del 1981, era un monito rivolto anche ai dirigenti comunisti. Sì. Da un punto di vista politico, l'intervista sulla questione morale non a caso fu criticata dai grandi dirigenti del partito, tipo Natta, tipo Napolitano. Natta fu il suo successore, Napolitano sarà il prossimo presidente della Repubblica. Perché dicevano: se noi diamo dei corrotti a tutti gli altri partiti, come facciamo poi a farci le alleanze, a costruire l'alternativa con questi partiti? Quindi questa era la ragione per cui fu criticata. Ma Berlinguer diede quell'intervista perché aveva cominciato a sapere che nelle situazioni locali, nelle regioni, nelle città in cui il PC governava insieme agli altri partiti, il sistema di finanziamento del partito era uguale a quello degli altri, cioè era quello che poi molti anni dopo avrebbe prodotto Tangentopoli, cioè finanziamenti privati fatti in nero per sostenere l'attività di un partito. Quindi quella intervista, certo, lui vide lungo, siamo nel 1981, Tangentopoli sarà scoperta nel 1992 ed esploderà definitivamente nel 1993, però lui parlava anche ai suoi. Già, i suoi, che erano chiaramente molto, molto variegati all'interno, perché Berlinguer ha avuto parecchio da fare nel suo periodo da segretario, con opposizioni interne, lotte politiche parlamentari, ma anche extraparlamentari. Fa impressione pensare che negli anni di Berlinguer il PC abbia toccato l'apice delle sue preferenze elettorali, ma sia stato anche protagonista degli anni in cui, come si diceva all'epoca, sia stato scavalcato a sinistra molte volte fino al dramma del brigatismo rosso. Sì, no, sì, fa impressione. Diciamo che nel partito si aprì una discussione, e nel libro la racconta bene Massimo D'Alema, cioè si aprì una discussione se spostare il partito così al centro, cioè tanto al centro da potersi alleare
con la Democrazia Cristiana non lasciasse scoperta una parte di sinistra che poi poteva, sbagliando, dirigersi verso la lotta armata. E questo Berlinguer all'inizio non lo ammise, perché pensava che le Brigate Rosse fossero sostanzialmente propaggini dei servizi segreti. Non bisogna dimenticare che l'Unità, quando nacquero le Brigate Rosse, le chiamava sedicenti Brigate Rosse, quindi non credeva che fossero vere brigate, cioè non credeva che il colore rosso fosse sincero in quelle brigate. Però poi nel 1978, dopo l'assassinio di Moro, alla fine del 1978, nel comizio conclusivo della festa dell'Unità, Berlinguer per la prima volta ammise che il compromesso storico poteva aver lasciato scoperta una parte della sinistra che si era data alla lotta armata, e lo ammise con una frase in cui disse: questi ragazzi sono anche figli nostri, cioè questi ragazzi che facevano i terroristi sono in qualche modo figli nostri, cioè figli di una sinistra che si comporta in modo diverso da loro. Una sinistra come comunità che apparve plasticamente, concretamente, con i corpi e i volti nel famoso giorno degli oceanici funerali, che è un evento anche mediatico, ma soprattutto proprio di popolo, come non ce ne sono praticamente più stati in questo paese. Sì, anch'io penso che non si sia più visto in Italia niente di simile. E si parlò di 1,5 milioni, 2 milioni di persone. Io ero lì insieme, in quel periodo lavoravo per il Messaggero, il Messaggero mandò 6 persone a seguire quel corteo, ma la verità è che ognuno di noi non vedeva l'inizio e non vedeva la fine di quei cortei, cioè tutta Roma era attraversata da questa marcia dei militanti comunisti che venuti a rendere l'ultimo omaggio al loro capo. C'era qualcosa anche per un cronista, già esperto per quanto ancora giovane come lei, dell'epoca, di sorprendente in questa fiumana e nei sentimenti che esprimeva? Ma la cosa che mi sorprese di più fu che marciavano chiamandolo per nome, dicendo continuamente Enrico, 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 ed era insieme un modo per rendergli omaggio e forse anche un modo di promettere che avrebbero continuato al suo nome. Questo mi colpì, e mi colpì poi il fatto che la bara di Berlinguer arrivò portata da un furgone nero, come sono quelli dei funerali comunali, i funerali di quelli che non hanno i soldi per pagarsi il funerale, sì. Insomma, cioè una cosa di una modestia assoluta, corrispondente perfettamente al personaggio. Lei ha fatto anche un parallelo estremamente suggestivo sul popolo che prova lo stesso sentimento così forte eppure così concretamente distante per una persona che non conosce, ovvero un altro oceanico funerale, quello di Giovanni Paolo II, altro funerale a cui lei ha partecipato. Sì, io lì devo dire andai solo per curiosità personale, nel senso che ero già direttore della stampa, insomma non avevo lasciato la prima linea, diciamo, muovendomi in quella via della conciliazione, anche quella stracolma di gente, e soprattutto guardando quella folla nella folla che erano i polacchi erano disperati perché capivano che mai e poi mai avrebbero avuto un altro papa di quelle dimensioni e loro conterraneo. Guardando i polacchi che gridavano santo subito, peraltro li hanno anche accontentati in 9 anni, che è un tempo record per la Chiesa, non so perché, improvvisamente, anche se il paragone era sicuramente improprio, mi venne in mente il funerale di Berlinguer, mi vennero in mente quelli che gridavano Enrico, no? E mentre facevo questa riflessione, la riflessione sulla difficoltà di paragonare due eventi talmente diversi, pensai che anche il popolo comunista aveva avuto il suo santo, San Berlinguer. E però il